Negli ultimi anni è stata proposta una nuova classificazione di tipo genomico molecolare per il tumore dell'endometrio. Questo tema è stato al centro di un interessante talk show qui a Roma durante la 38esima riunione nazionale del gruppo Mito, un gruppo cooperativo italiano che si occupa da quasi 25 anni di ricerca clinica e traslazionale. Abbiamo chiesto quali sono alcuni dei punti chiave emersi durante la discussione a due dei protagonisti, la dottoressa Antonella Savarese e il professor Stefano Greggi. Dottoressa, qual è innanzitutto l'oggetto del contendere? L'oggetto del contendere nasce dal fatto che sono state identificate delle alterazioni molecolari all'interno dei tumori dell'endometrio che sono anche in relazione con l'outcome prognostico, cioè come una paziente avrà la possibilità di guarire, di essere guarita, e quindi in relazione anche alla possibilità di dare un trattamento specifico e aderente al target molecolare che noi identifichiamo. Noi abbiamo finora utilizzato dei parametri anatomici e anatomopatologici e abbiamo considerato delle classi di rischio per il tumore dell'endometrio, di rischio di ricaduta, sulle quali basiamo attualmente il trattamento adiuvante. I fattori molecolari sono stati ora incorporati all'interno della valutazione dei fattori di rischio, diciamo approvati dalle linee guida europee statunitensi e attualmente anche dall'AIUM, quindi italiane, e l'introduzione di questi nuovi parametri sta sconvolgendo in qualche modo la decisione di fare e quale fare, quale trattamento fare in precauzionale, quindi adiuvante al tumore dell'endometrio operato. Professore, ma questa nuova classificazione genetico-molecolare di cui avete discusso appunto durante la tavola rotonda è già entrata nella pratica clinica? A che punto siamo? Nella realtà dei fatti, diciamo, l'implementazione sulle linee guida e nei grossi centri, quindi nei centri di riferimento oncologico, nei centri universitari, eccetera, questa, l'implementazione è in corso o già di fatto. Per esempio, anche nella formulazione dei referti anatomopatologici, il Collegio Americano dei Patologi ha già stabilito che qualunque referto, quindi di un carcinoma dell'endometrio operato, non debba soltanto avere diciamo, la classica classificazione, definizione istopatologica, ma debba avere anche definito l'aspetto biomolecolare, quindi immunoistochimico e polei. Quindi, diciamo, mismatch repair, questo già era entrato in qualche modo inizialmente in una sottocategoria, poi in tutti, e adesso ampliato a P53 e a definizione di polei. Quindi diciamo che è in corso d'opera tutto ciò, però necessariamente deve essere portato a compimento, almeno nei centri di riferimento, in breve tempo. Qual è l'effettiva applicabilità clinica al trattamento adiuvante di questa nuova classificazione genomico-molecolare del tumore dell'endometrio? Allora, l'applicabilità in questo momento non è ancora accettabile to cure, perché mancano dei dati confermativi. Però diciamo che noi conosciamo delle categorie a rischio molto basso di recidiva, le cosiddette poli, sulle quali già ci sentiamo di dire che la paziente probabilmente non deve essere sottoposta a nessun trattamento dopo la chirurgia, perché è una paziente che ha un'ottima possibilità di guarigione. E conosciamo anche molto bene le classi più sfavorevoli, cioè quelle che hanno una mutazione, un'alterazione della P53. Queste sono pazienti che andrebbero, nelle classi di rischio alte, comunque a un trattamento più o meno intenso. Rimane un'area grigia che neanche la classificazione molecolare riesce a identificare bene, che è il 60% però delle pazienti, cioè quelle che appartengono a un rischio intermedio o intermedio alto. Su queste pazienti questa classificazione ci fa fare delle ipotesi, per esempio ci potrebbe far identificare quelle che hanno dei fattori molecolari a migliore prognosi per limitare, per esempio, il trattamento e non considerare la combinazione chemio e radio, ma magari solo la radioterapia,
o perché in qualche modo possono indurre a limitare una chirurgia molto invasiva se davvero appartengono a una categoria di rischio intermedio. Ma su queste categorie intermedie in realtà non c'è un consenso e quindi dobbiamo lavorare, aspettare i trial confermativi per poter definire in maniera assoluta qual è il nostro trattamento ideale. Per ora ci danno solo delle indicazioni. Dottore, per finire, un tema che avete trattato è quello delle pazienti giovani con malattie in stadio iniziale che in età fertile, che desiderano portare avanti una gravidanza e che potrebbero essere candidate a una terapia conservativa. Ma questo tipo di classificazione genetico-molecolare ha un'utilità in queste pazienti? Parliamo in questo caso certamente di un sottogruppo di pazienti che è piuttosto limitato quantitativamente, all'incirca sotto il 10% insomma, del globale, pazienti che non solo debbono essere giovani e desiderose di prole, ma debbono avere anche un tumore in fase molto iniziale. Quindi in realtà non è entrato. Noi abbiamo già però effettuato uno studio che abbiamo anche pubblicato, insomma, innanzitutto sulla fattibilità, perché questi sono pazienti che subiscono una biopsia, quindi sulla biopsia deve essere fattibile questo tipo di analisi che è aggiuntiva ad un'analisi istopatologica. Quindi diciamo che la fattibilità c'è, anche se non è il 100%. Sulla applicabilità ci stiamo lavorando, cioè nel senso che stiamo cercando di ampliare la casistica, perché cosa è emerso? Che queste pazienti, che ovviamente sono pazienti giovani, quindi una categoria che potenzialmente è portatrice di problematiche su base genetica, ha mostrato una eterogeneità molecolare piuttosto spiccata. Almeno la metà di questi casi presentavano delle mutazioni che poi si sono rivelate in alcuni casi germinali, quindi con implicazioni poi sulla gestione preventiva, no, del colorretto o di altri tumori che, voglio dire, ad aumentato rischio. Quindi diciamo che è un settore in sviluppo, stiamo lavorando su un ampliamento della casistica e cercando di avere anche un riscontro prospettico di quello che succede a queste pazienti. Il punto che va sempre ribadito ogni volta che si parla di terapia conservativa è che in realtà questa rappresenta una finestra che viene fornita alle pazienti per poter avere una gravidanza. Successivamente questa finestra deve essere chiusa e le pazienti dovrebbero essere operate, perché come l'analisi biomolecolare ha mostrato, sono portatrici spesso di una situazione che, voglio dire, evolutiva in futuro e possono andare incontro a tumore, quindi chiaramente devono essere seguite da questo punto di vista.